Le prime due grandi serie di opere con cui Tadini concepì un linguaggio grafico pop, La vita di Voltaire del 1967 e L'uomo dell'organizzazione del 1968, presentano la figura umana al centro della scena, con il nudo profilo che si staglia nettamente sulle campiture di colore piatto. La tecnica esecutiva, mutuata dalla sfera così inequivocabilmente democratica della poster art, della pubblicità e del design grafico, è già in se stessa portatrice di significato. È una dichiarazione contro l'esclusività della tradizione delle belle arti. La devozione di Tadini per il corpo in quanto veicolo icastico dell'esperienza umana è per lui un altro motivo molto forte di attaccamento ai pittori londinesi legati al pop. Giacché questo era un argomento centrale anche nelle opere di Kitaj, Blake, Hockney e Allen Jones. Il livello di distacco e di stilizzazione raggiunto dalle loro opere in quel periodo, in particolare dalla stenografia grafica usata da Jones nel suo trattamento oggettualizzato di corpi femminili senza testa, stimolò Tadini a realizzare raffigurazioni obiettive e distaccate di categorie umane stereotipate piuttosto che di specifici individui. La ricerca che in quegli stessi anni conducevano parallelamente artisti americani quali Tom Bestelman, John Wesley e il tedesco americano Richard Lindner non sembrano interessarlo in egual misura. Eppure, a dispetto dell'influenza che la pop art americana ha esercitato su Tadini e che l'artista stesso peraltro riconosce apertamente, sarebbe insidioso affermare che il suo stile sia derivato da uno di quegli artisti. Nelle opere di Tadini, la concezione della figura, per quanto risolutamente anonima possa sembrare, rimane interamente, immediatamente, paradossalmente riconoscibile come sua. L'opera di Francis Bacon, pittore inglese più anziano e molto ammirato dagli artisti pop britannici, è stata un altro naturale punto di riferimento per Tadini, se consideriamo le straordinarie conquiste di Bacon nel reinventare la forma umana. Il debito di Tadini verso Bacon è riconoscibile non tanto nella figura in sé, che rigetta l'indeterminatezza della materia pittorica tipica dell'artista inglese, ma nel rapporto sorprendente e psicologicamente pregnante che si stabilisce fra la figura isolata ed esistenzialmente alienata e lo scenario architettonico o puramente formale in cui è collocata. Bacon si scagliava contro l'astrazione nel momento stesso in cui impiegava le tecniche della pittura astratta, con risultati davvero potenti. Allo stesso modo, Tadini è incline a tecniche semplici ma estremamente efficaci, tese a dare risalto alla presenza delle sue figure per mezzo del collegamento con edifici, oggetti e blocchi o campi di colore intenso. Sul piano stilistico, con la sua tecnica del colore piatto racchiuso in una sagoma lineare, l'arte di Tadini degli ultimi anni 60 e dei primi anni 70 ricorda, ancor più che i precedenti, un altro artista pop britannico, Patrick Caulfield, che era solito trattare soggetti della forte carica emotiva, in alcuni casi addirittura banali, romantici e appassionati, come scorci mediterranei, nature morte floreali ed oggetti esotici, nascondendosi allo stesso tempo dietro un'apparenza paradossalmente fredda di umorismo, ironia e blando distacco. Più vicini a casa di Tadini alle sue opere, non solo per la posizione geografica, ma anche per l'analoga visione del mondo, sono i pittori legati alla figuration narrative, un movimento francese che presenta significative analogie con la pop art britannica. Un cenno particolare meritano in questo contesto il suo vecchio amico Valerio Adami, lo spagnolo Eduardo Arroyo e soprattutto l'haitiano Hervé Telemaque, che Tadini ricorda con ammirazione soprattutto per quella sua straordinaria capacità di portare l'assurdo a una specie di assolutezza e di chiarezza di ordine paradossale. Tuttavia, anche nei casi in cui le opere si assomigliano di più, bisogna evitare i collegamenti diretti tra un artista e l'altro, dato che all'epoca esisteva una sorta di lingua franca della sensibilità, della tecnica dei procedimenti della pop art. Tale linguaggio comune costituiva un tratto d'unione tra artisti che lavoravano in parti del mondo diverse, ma anche con esiti diversi. Nel caso di Tadini, la pop art si è rivelata una fase di passaggio e d'altronde sarebbe altrettanto appropriato collocare all'interno di una tradizione esclusivamente italiana opere come la serie della vita di Voltaire, che tradisce l'ispirazione alla pittura metafisica di Giorgio De Chirico,
e ai suoi manichini robovaganti per misteriose e minacciose strade cittadine in un'atmosfera esaltata da insolite prospettive sacche di spazio vuoto, tenuta in sospeso da una tecnica volutamente rattenuta. Fino al 1974 e persino nei primi anni Ottanta, i dipinti di Tadini ci danno un'analoga sensazione di emozione trattenuta a forza. Per alcuni anni è stato il linguaggio del pop, o più precisamente la sua personale traduzione di tale linguaggio, a far da complice a Tadini nella sua ricerca di un'arte in equilibrio tra la pregnanza psicologica, politica e intellettuale del contenuto e un vocabolario formale e figurativo diretto e accessibile. Negli anni Ottanta Tadini non resiste più alle perentorie esigenze dei soggetti che lui stesso ha scelto, pennellate visibili, complessità figurativa e un immaginario esoterico tornano a inondare con forza la sua arte. L'amore tra Tadini e la pop art è finito, ma lascerà un segno che anni e anni di pittura non hanno cancellato.